Se volete acquistare account moddati per GTA 5 a basso costo, passate su Moddinglantia, link in descrizione. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi siamo qua in un nuovo video su GTA 5, siamo in modalità regista perché secondo me è la modalità ideale quando dovete registrare e dovete parlare, dire qualcosa, qualunque cosa. Siamo con un personaggio che è tipo il prigioniero, non ve lo faccio vedere, senza che, sempre se non ci tamponano, guardate che figo, sono fatti benissimo i muscoli. Comunque raga, volevo parlarvi di un argomento molto importante. Che cosa aspettarci nei prossimi DLC di GTA 5 Online? Questo ragazzi non è il solito video dove dico uscirà quel DLC, uscirà quell'altro DLC. È un video, diciamo, a domande. Vorrei farvi delle domande a voi e mi dovete rispondere qua sotto nei commenti. Voi che cosa desiderate? Che cosa volete che la Rockstar faccia uscire su GTA 5 Online? Quali sono i vostri sogni, i vostri desideri qua su GTA 5 Online? Volevo vedere un attimo la community di GTA che cosa ne pensa su questo argomento. Sono curioso di sapere le vostre idee, perché ragazzi ormai non mi piacciono gli aggiornamenti che sta facendo adesso la Rockstar. Sta in continuo a mettere competizioni. Ragazzi, a me delle competizioni non me ne può fregare di meno, perché per me sono noiose. Io ragazzi desidero avere dei DLC ricchi di contenuti, visto che c'ha veramente tante cose ancora da mettere. Questo benedetto DLC del casino, quando si decidono a metterlo ragazzi, non ne ho idea, veramente. Ci sono rumors, cose varie, ma i fatti non ci sono purtroppo, perché ragazzi io sinceramente mi sono seriamente annoiato. Poi è un problema anche per gli youtuber, non portano contenuti nuovi. Io ragazzi non è che mi posso inventare notizie e portarvi video sulle notizie, non è da me. Poi sì, vi posso portare qualche glitch perché ho il canale da dove li prendo. Vi posso portare qualunque cosa, la devo per forza prendere da altri canali, chiaramente stranieri, per evitare di copiare roba, eccetera eccetera. Poi il canale dove prendo le informazioni è un canale di 1.600.000 iscritti americano, che sarebbe il canale con più iscritti del mondo che tratta GTA. E quel canale proprio ieri ha messo un video interessante, un video che mi ha fatto pensare parecchio. E secondo questo youtuber, che è uno youtuber che riesce a sgamare tutti i DLC futuri eccetera eccetera, che ha contatti anche con il modder Deathfunz, se non mi sbaglio si chiama, il modder che sgama tutti i DLC, questo youtuber ha detto che secondo lui questa è per ora l'ultima modalità, ok siamo entrati, l'ultima modalità di competizione che uscirà per ora su GTA 5 Online, e che la settimana prossima o la Rockstar annuncia un nuovo DLC oppure farebbe uscire un nuovo DLC. Perché ragazzi, per ora l'ultimo aggiornamento è stato quello che ha introdotto le Lowrider, diciamo questo Lowrider parte 2, Lowrider Custom Classic, diciamo così. Per ora è stato questo l'ultimo DLC, ed è passato già tanto tempo, e più passa il tempo più mi annoio ragazzi, perché io ragazzi voglio portarvi dei nuovi contenuti su GTA 5 Online, come quando uscì lo yacht, che c'era da portarvi il video sullo yacht, su dirigente criminali, le cose nuove che ha aggiunto quel DLC. Ora ragazzi non c'è più niente, cioè non ci sono contenuti nuovi da portarvi, e giustamente voi vi annoiate. Io non è che vi posso portare in continuazione le gare, robe varie. Io ragazzi non vi posso portare sempre questo, perché innanzitutto non me le guardate. Poi ragazzi, le gare ormai le fanno tutti. E vediamo questo, se magari lo faccio uscire, non rompo il cazzo. Ciao cuore. Oddio santo, bellissimo. Ok, mi voglio fottere il jet e farmi un bel giretto col jet ragazzi. Ok, non si è arrabbiato. Questo cacchio deve fare qua dietro, voglio proprio vedere. Mo gli sparo il... Madonna, l'ho bruciato male. Allora ragazzi, vi stavo dicendo, non vi posso assolutamente portare solo le gare, a meno che non siano gare veramente strane, come tipo quella del faggio che ho fatto con Zitardi l'altra volta. Cioè, se io vi metto gare così, voi me le seguite. Se non ve le metto gare solo con i Wallride, non me le seguite in tanti.
Ma siete dei cazzoni proprio, eh? Che pezzi di merda, mamma mia. Vi stavo dicendo, raga, le gare, se vi porto quelle strane me le vedete. Ed è anche difficile trovare le altre strane, le gare veramente strane, a meno che non le prendo da altri youtuber. Però è difficile, raga. A me dà fastidio prendere le gare dagli altri youtuber e portarvele. Mi sento più felice se ve le trovo io le gare. E questo, ragazzi, le porto a gare. Poi le cose che mi seguite invece sono molto i Deathmatch Bastardi. I run and gun adesso non li stavo facendo più perché, sinceramente, raga, vi dico la verità, ma ho finito i run and gun moddati, non ne trovo più. Io ho fatto tutti i run and gun moddati che ho trovato. Poi c'è il lag e cose varie. Poi mi lamentate perché, giustamente, io vedo che laggano, mi lamento anch'io. Quindi ho evitato portarveli, anche se mi facevano molte visite. Però, raga. Se escono nuovi running gun moddati ve li porto, per ora non ce ne sono purtroppo. E vi stavo dicendo, raga, poi ci sono i parkour invece che me li seguite parecchio. I parkour me li seguite parecchio e ne ho messi due a settimana, ragazzi. E questo va bene. Ma chi cazzo mi spara? C'è un jet di merda che mi spara, Madonna santa. Vabbè, comunque. I parkour me li seguite molto, ne porto 2 settimane, però ragazzi non posso fare sempre i parkour perché io mi annoio, io ragazzi devo portare un contenuto che mi piace anche a me, mi devo divertire a registrarlo, non una cosa che devo sbuffare mentre lo registro. Il parkour sì, mi piace, anche se non riesco ad arrivare alle armi, ve lo porto lo stesso perché non sono il tipico youtuber che dice non vinco, non vi porto niente, non ve lo porto, oppure ri si registra il video 50 volte, non faccio così ragazzi. Il parkour me ne porterò 2 a settimana perché i parkour comunque ne escono sempre di nuovi, parkour strani. Poi ogni tanto vi porto i ditran, ragazzi, io cerco di variare i contenuti, vi porterò i ditran che non mi seguite tantissimo, però stanno iniziando a uscire anche i ditran veramente strani, ragazzi. E quindi ogni tanto ve li porto tranquillamente. Poi ragazzi, i video in compagnia con gli altri, chi cazzo mi sta sparando? Non ho manco il livello di sospetto, però vabbè. Poi ragazzi vi porterò molto spesso, perché quelli ho visto che vi piacciono veramente tanto, i video in compagnia. Video in compagnia degli altri youtuber, tipo Vince, tipo Theology, Starter, Zeta Adri. E vi spoilerò solo una cosa ragazzi, stanno per partire dei progetti davvero davvero assurdi con una persona veramente speciale. Poi vedrete tutto voi, non vi dico niente per ora perché non posso dire niente sinceramente. E niente raga, perché facciamo uno sterminio di massa? Guardate, madonna cara. E ragazzi, questi sono i contenuti che vi posso portare adesso. Io, come vi ho fatto sempre, vedere, diciamo, quando escono competizioni nuove, quando escono le macchine nuove, tipo le lowrider che sono uscite, vi ho sempre portato in primis, per primo, tutti i contenuti nuovi, ragazzi. Le modifiche delle macchine, eccetera, eccetera, tutta quella roba lì. Ve le ho sempre portate e ho fatto un sacco di visual sui video delle macchine, delle lowrider. Vi faccio un esempio, non mi ricordo il nome della macchina, una macchina che è uscita da poco, ho fatto 4.000 visualizzazioni, raga, perché sono stato il primo a mettere in Italia il video delle modifiche alle 2:30. E sono veramente contento e vi ringrazio anche di questo. Però ragazzi, ora non stanno manco uscendo più macchine, escono queste competizioni noiose perché... non è che vi posso fare video sulle competizioni, quelle sono ragazzi, non ci sono cose diverse, sono sempre quelle là, cambiando solo la mappa. E niente raga, questo è il problema, purtroppo i contenuti finiscono, oppure sono veramente lenti ad aggiungere contenuti nuovi purtroppo, e mi dà veramente fastidio. Ora, questo youtuber americano ha detto che la settimana prossima potrebbe uscire qualcosa, speriamo di sì, speriamo che annuncino qualcosa, perché io ragazzi... Ho bisogno di nuovi contenuti, anzi tutti gli youtuber hanno bisogno di nuovi contenuti e non di portare sempre le stesse cose perché a me scoccia veramente. Questo era, volevo parlarvi un po' di sto problema qua, di nuovi contenuti. Ditemi anche che video vi piacciono del canale, nel senso qual è la serie che vi piace di più tra Devastiamo i giocatori, il cazzeggio che vengono tutti molto seguiti, gare, Ditran, Deathmatch Bastardi e parkour. La domanda fondamentale di questo video, ragazzi, cosa desiderate vedere? Cosa vi aspettate dai nuovi update di GTA 5 Online? Cosa vi piacerebbe avere su GTA 5 Online, ragazzi? Qualunque cosa, vi faccio un esempio, il jetpack, nuovi veicoli, nuovi aerei, nuovi elicotteri, nuove modalità, nuovi...
nuove locazioni sbloccate, tipo il casinò, qualunque altra locazione nuova, ragazzi, oppure quella nuova discoteca che doveva uscire una volta, il Bahamas Club, manco quella è uscita, ragazzi, purtroppo. Altre cose tipo lo yacht, ragazzi, cioè, dico, nuove cose da divertirsi con gli amici. Ditemelo qua nei commenti, ragazzi. Ci tengo tanto, voglio un sacco di commenti sotto a questo video. E poi, ragazzi, YouTube ha aggiustato i like. Tipo ieri sera tardi, perché c'è gente che mi è venuta a scrivere: Alex, mi fa lasciare like sotto i video. Finalmente, ragazzi, quindi spolliciate un casino questo video. Che cosa desiderate avere, ragazzi, nei prossimi DLC di GTA 5 Online? Scrivetemelo qua sotto nei commenti, ci tengo veramente tantissimo. Quindi, per questo video è tutto, iscrivetevi al mio canale e condividete questo video su tutti i social network, nei gruppi di Facebook, in tutti i luoghi possibili, ragazzi. Rispondetemi a queste domande, sono veramente importanti per me. Superiamo i 200 like a questo video, iscrivetevi al mio canale, lasciate tanti like, commentate. Per questo video è davvero tutto e noi ci becchiamo al prossimo video. Bella ragazzi.